un sodalizio d'eccellenza quando nasce, e questo è assolutamente collaudato, tra l'arte e la solidarietà. Allora, in che modo si può esplicare e mantenerlo nel tempo questo sodalizio tra arte e solidarietà? Beh, intanto vorrei dire che il bello è una gioia e apre gli occhi, la mente e il cuore. E allora è proprio questo il punto di contatto fra l'arte, i grandi palazzi storici. Qui siamo nel Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, e iniziative di solidarietà importanti come quella dell'associazione Onlus Emergenza Sorrisi, presieduta da Fabio Abenavoli. Non è il primo anno che ospitiamo una iniziativa di solidarietà di Emergenza Sorrisi in uno dei musei del polo museale romano. L'anno scorso siamo stati alla Galleria Corsini, a Palazzo Corsini in Via della Lungara. Quest'anno sono molto felice di ospitare questa serata di beneficenza nei saloni monumentali del Palazzo di Venezia, che fra l'altro sono stati recentemente ripuliti, insomma oggetto di una manutenzione particolare che li hanno riportati all'antico splendore. Noi la ringraziamo per le sue parole, che sono sicuramente molto molto interessanti ed accattivanti per chi ci ascolta. Soprattutto noi ci auguriamo che questo matrimonio così perfetto possa durare oltremodo nel tempo. Grazie.